Le reliquie di Santa Teresa del Bambin Gesù e dei suoi genitori santi Luigi e Zelia Martin, canonizzati nel 2015, sono state accolte nella chiesa di San Paolo a Pistoia dai bambini del catechismo del centro e da una chiesa gremita di persone. A trasportare le reliquie all'altare i volontari della Misericordia. Santa Teresa nasce nel 1873 e muore nel 1897, 24 anni trascorsi per la maggior parte in un monastero carmelitano di clausura. Ma ciò che rende straordinaria la vita di Teresa è l'amore con cui ha compiuto le più piccole azioni quotidiane, un amore a Dio e all'umanità intera che varcava i cancelli del monastero, abbracciando il vasto mondo. Un'esperienza esistenziale che ha raccontato in uno scritto autobiografico chiamato Storia d'un'anima, dando origine a una nuova spiritualità chiamata Piccola Via. Essa riscopre il Dio misericordioso che ama l'umanità, il Dio che in Gesù si è fatto piccolo e debole per sostenerci nelle prove, insegnarci ad amare. Per avere qui una figura di santità così nota, così conosciuta, così capace anche di guidare attraverso i suoi scritti, il suo esempio, tante persone, come ha fatto da sempre, questo è per noi un richiamo importante. E poi forse da dire questo accade proprio in un momento speciale, non solamente nella solennità di Cristo Re, siamo ormai nei primi vespri della solennità di Cristo Re che chiude l'anno liturgico, ma anche nella giornata in cui la Chiesa celebra la giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. Teresa è una santa giovane, giovanissima, è morta a poco più di 20 anni, per cui ci fa vedere che la santità è possibile anche in giovane età. E credo che possa appunto richiamarci attraverso la sua piccola via, la via dell'infanzia spirituale, a costruire il nostro percorso di santità attraverso quei piccoli gesti, quelle piccole attenzioni, quel cuore che sa vedere nella vita di tutti i giorni una strada per la propria santità.